Cioè, amiche e cioè, amici, come sedurre un uomo timido? Allora, se vuoi sedurre un uomo timido, l'unica cosa che devi fare è amplificare la sua timidezza, farlo sentire ancora più timido. E l'unico modo per non sedurlo è quello di farlo sentire sicuro, di dargli sicurezza. Perché se gli dai sicurezza diventerà un ottimo amico, ma non si innamorerà mai di te, perché ti metterai contro quella parte che lo vuole timido, e quella parte che lo vuole timido è quella che governa il coinvolgimento, è la parte emotiva. Perché lui, da un punto, se uno è timido, lo è non perché gliel'ha prescritto Gesù bambino, ma perché ha una funzione questa sua timidezza, e non è certo una funzione logica, perché la sua parte logica non vuole essere timida. Lui, da un punto di vista logico-razionale, vorrebbe essere sicuro di sé, e invece non ci riesce. E si aggancia proprio a quelli che lo fanno sentire timido e insicuro. E quindi devi farlo sentire timido, quindi metterlo in condizioni in cui lui, magari, che ne so, se ha paura di parlare in pubblico, cercherai di farlo parlare in pubblico. Che ne so, siete a una cena, cercherai di metterlo in imbarazzo davanti a altre persone, fatti in modo graduale, non in modo palese, eccetera, con delle piccole cose, in modo tale che la sua timidezza venga amplificata. In questo modo lo coinvolgerai. Nel momento in cui lo fai sentire sicuro, invece tenderà a coinvolgersi la parte logica, ma la parte emotiva ti accantonerà, perché è come se la parte emotiva dicesse: mai che mi frega di questa, io ho bisogno di qualcuno che mi dia emozioni, le mie emozioni sono date dalla timidezza e mi coinvolgo con quelli che mi fanno sentire timido. È ovvio che ogni tanto, come dire, fallo sentire sicuro quando lui soddisfa una tua esigenza, perché anche la parte logica ogni tanto va compensata, ma la parte logica va ricompensata quando lui fa qualche cosa che tu vuoi, insomma, portarti a cena, se vuoi farti offrire la cena, fare qualunque cosa, nel momento in cui lui la fa, allora gli dai il contentino della timidezza alla parte logica, perché non va sempre bistrattata. Peraltro, poi riprenderai di nuovo ad amplificare la timidezza. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda. La domanda va postata nei commenti ad un video. E se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!